Propongo un dettaglio di un mio dipinto riguardante un vaso di fiori color ortensie, delle gerbere, e vorrei dimostrare mentre dipingo alcune parti di alcuni petali con alcuni colori che ho creato, del bianco, del grigio, del blu reale chiaro, del pervinca, del giallo di Napoli e del tinta carne chiaro. Questi mi servono per creare delle ombre trasparenti più o meno scure o chiare per dare volume a questa gerbera. Ho iniziato da qui e ora vi faccio vedere proseguendo questi altri petali. I colori devono essere sempre molto delicati, molto chiari. È un dipinto che sto facendo su commissione, è un dipinto molto difficile che sto portando avanti da diversi mesi. È molto molto grande, molto lungo. Questo è un grigio che ha delle tonalità tendenti un po' al giallino e all'azzurro. Ho un videocorso completo anche su un iris che ho finito da poco per imparare a dipingere i fiori. È un videocorso con circa 60 video, registrati in tempi diversi, disponibili interamente da seguire. I colori devono essere molto molto leggeri, sfumati sempre bene, senza segni netti, perché i fiori sono morbidi e non hanno contorni netti se non nei petali, nei contorni dei petali. Prima con pennelli piccoli e dopo con pennelli leggermente un po' vecchi, un po' aperti, vado a sfumare. Questa però sarà la prima parte, dopo vanno ripresi più scuri. Bisogna lavorare a velature per dare un effetto molto delicato ai fiori. Questi fiori hanno velature tendenti all'azzurro, al grigio, al giallo, al rosa, al viola. Bisogna stare molto attenti al colore che si usa, perché è fondamentale. Nella foto da cui copio sono molto più densi i colori, molto più intensi, però non posso usare i colori alla prima perché devono essere delicate le sfumature. Insegno a dipingere in maniera individuale o collettiva. Sono un docente dell'Accademia Cignaroli di Verona. Ho tenuto corsi in tutta Italia. E
E insegno qualunque tipo di soggetto, dal ritratto, alla natura morta, al paesaggio, alla frutta, ai fiori. A novembre 2024 inizierà il mio corso annuale all'Accademia di Verona, dove quest'anno proporrò il soggetto della natura morta. Lezioni avverranno il martedì pomeriggio, da novembre a fine maggio, settimanalmente. Quando ben sfumato, risfumo ancora con il pennello a ventaglio per lasciare quell'alone molto molto leggero di sfumatura. Ora osservatemi mentre vado avanti a dipingere. Il colore è un pochino più violaceo perché nella foto mi fa vedere che è più violaceo. Avevo già delle ombre iniziali che avevo iniziato a fare in maniera molto leggera per definire la loro forma. Qui devo lasciare bianco perché la tonalità è molto chiara, molto delicata poi. Ma non posso lasciare questo colore così, devo sfumare affinché vada a perdersi nel bianco. Perché dopo con le sfumature si collegherà bene con le altre tonalità. In questo modo do un'impressione un po' più scura alle ombre dei fiori. Il quadro è girato, capovolto, perché sto facendo una parte molto alta del dipinto e quindi non posso usarlo, non posso stare in piedi, devo stare seduto a dipingere con calma, seguendo bene i particolari.
Ecco, i miei videocorsi sono registrati in questo modo. Questo è solo un esempio. Però i videocorsi completi e interi sono registrati mentre io dipingo, illustro, parlo e descrivo come dipingo. In questo modo, intensificando sempre più i colori, riesco ad arrivare al risultato finale. Perché i petali di questi fiori sono bianchi e il bianco riflette tutti i tipi di colori, dai più fosforescenti ai più forti, ai più scuri. L'importante è sfumare in modo molto molto liscio. Se volete approfondimenti potete iscrivervi ai miei corsi, dove potreste essere seguiti in maniera completa e molto meticolosa. Di avere una conoscenza completa.
Qui in questo caso l'ombra più scura è qui di fianco e alla fine, perché in mezzo è più gialla, riflette. Il giallo a volte viene richiamato tanto nelle luci delle ombre. Questo cosa significa? Che le ombre possiedono delle gradazioni chiamate luci nelle ombre. Non sono ombre. Quando ci sono colori molto vivi, più scuri del bianco, sono luci nelle ombre. Gli antichi pittori facevano le ombre di colore azzurro perché davano molta trasparenza. È come vedere una luce bianca un po' più scura, ma molto luminosa. Ora la sfumo, c'è qualche peletto che ogni tanto si attacca, devo cercare di toglierlo mentre sto dipingendo, perché se no se lo lascio rimane attaccato, poi sono brutti da vedere. Ecco, e con questo modo vado a scurire tutti i petali nelle ombre più scure che hanno, in base alla tonalità, se sono più viole, più azzurre, più gialle, più verdine, perché come dicevo il bianco offre tantissime gradazioni nelle ombre, è uno dei colori più difficili da trovare nelle ombreggiature.